Un incendio, fortunatamente, senza vittime o feriti gravi, ma le cose potevano andare molto diversamente. Sono le 9 di venerdì mattina quando dal centro massaggi Thai House, di Viale Tunisia 23, comincia a uscire del fumo nero e denso. La dipendente che ha aperto il negozio quella mattina corre nel vicino bar tabacchi in cerca d'aiuto e, fortunatamente, lo trova. Stamattina è entrata la signora gridando a fuoco, la prima cosa che ho preso le estintore. Sono andato dentro, ho fatto fuori uno e continuavo a uscire fumo nero. Dopo lei ha avuto uno svenimento, era rimasta dentro. L'ho tirata fuori per i piedi, l'ho dovuta tirare fuori dal negozio. Gli ho chiesto se c'era qualcun altro dentro, non c'era, bombola del gas non c'era. Mi sono iniziato a calmare dopo. Quello è successo. La donna, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato solo alcune leggere ustioni, ma sta bene, come conferma una delle sue colleghe giunta sul posto poco dopo l'accaduto. Non posso sapere cosa è successo, spero che... Solo che in quel momento ho pensato solo mia collega che sta bene oppure no. Qualche minuto fa ho saputo che mia collega è già tutto a posto, ok. Le cause del rogo sono ancora da chiarire e i vigili del fuoco, intervenuti con 5 squadre su un'autoscala, 2 autopompe e 2 mezzi di supporto, sono al lavoro per ricostruirle. L'ipotesi di un cortocircuito resta però la pista più concreta, se non altro per le testimonianze che abbiamo raccolto. Perché da quello che ha detto la signora, ha acceso la presa e ha preso fuoco, è uscito il fumo, non riusciva, si sono surriscaldati i fili, non riusciva più a spegnere. Io infatti sono andato direttamente, ho preso subito l'estintore, prima l'estintore e poi sono andato dentro, subito diretto. Attimi concitati che hanno causato il panico per chiunque fosse in zona. 5 le persone evacuate nel palazzo in cui si trova il centro massaggi, la cui portinaia è stata tra i primi a vedere il fumo uscire dalla vetrina. Quando ho visto il fumo e poi ho corsa a chiamare il vigile del fuoco. Poi loro sono arrivati immediatamente, sono arrivati dopo 2 minuti e c'erano qui. Io urlavo come una matta, però sono arrivati. Mi sono spaventata da morire, però vabbè, sta passando.